Allora, dovremmo essere partiti, ragazzi. Dovremmo esserci. Intanto sistemo un attimo la chat perché così almeno mi potete fare tutte le domande che volete senza problemi. Ok, allora la chat di oggi la farò più grande. Faccio una chat gigantesca. Cambio tutto in diretta, così almeno vedete anche un po' cosa sto combinando. Voglio sapere innanzitutto se c'è qualcuno connesso, come al solito. Oggi la diretta è un po' particolare perché voglio che siate voi a farmi delle domande. Parliamo un po' di fotografia, parliamo di quello che volete voi. E io sono qua fino alle 3 e qualcosina, vi rispondo alle vostre domande. Se avete domande su qualsiasi cosa, appunto, non necessariamente la fotografia, io sono qua per rispondere a voi. Vedo che c'è già un pochino di gente connessa. Ci verso allargare ancora di più la chat, più grande di così. Ok. Allora, ciao ragazzi, ciao Francesco, ciao Gabriele, ciao Federico, ciao Davide, ciao Crackdown. E oggi voglio appunto sapere un po' cosa state facendo voi, qual è la vostra idea di fotografia, cosa state scattando, se avete qualche domanda appunto su Lightroom, Photoshop, la fotografia in generale, qualsiasi cosa, io sono qua per voi. Ciao Mercuzio, Mercuzio, ciao Stefano, ciao Pietro e ciao Andrea. Ok, vedo che siete già parecchi anche oggi. È una diretta un po' particolare questa. Tra l'altro poi voglio stilare un calendario e poi fare finalmente una diretta a settimana. Una sul modifico le vostre foto, uno voi che modificate le mie, una appunto di domande così. Magari ne facciamo una dove facciamo un topic. Partiamo da un argomento fotografico come può essere quanto farsi pagare, oppure con che macchina fotografica iniziare, quali sono gli obiettivi per fare un determinato tipo di fotografia, e ognuno, tipo dibattito, sarebbe bellino fare una cosa del genere, sarebbe molto carino. Quindi potremmo dedicare una live anche a quello, ma questa live di oggi appunto è dedicata alle vostre domande. Allora, Mercuzio, cosa ne pensi della fotografia a 360 gradi? E la fotografia a 360 gradi è bellina se stiamo facendo, per esempio, una specie di Google Maps, se dobbiamo far catapultare chi osserva la nostra foto all'interno del momento in cui siamo noi. Quindi ottima se stiamo cercando di rivivere dei musei, se stiamo facendo delle opere, delle manifestazioni, molto bello. Per altre cose, la 360 gradi rimane un po' di nicchia, diciamo. Mi dite anche se si sente bene la musica, se è troppo alta, se la mia voce è bassa, se la mia voce è alta, fatemelo sapere perché vedo qua dei livelli che è un po' sfalsata la situazione. Quindi fatemi sapere un pochino come percepite questa cosa. Le mirrorless sostituiranno le reflex? Allora, Andrea, secondo me sì. Secondo me le mirrorless, però in un futuro molto 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 futuro, le mirrorless andranno a sostituire le reflex. Fino a che le reflex avranno maggior autofocus, quindi un sistema di messa a fuoco migliore delle mirrorless, e poi avranno tante piccole chicche che le mirrorless non hanno, come la più grande, la grandezza del corpo reflex è anche un grip migliore, c'hai più tasti da poter pigiare. Fino a che le mirrorless non avranno queste cose qua, secondo me le reflex rimarranno lo strumento preferito dai professionisti. Però c'è da dire che le reflex hanno qualcosa di buono. E anche le mirrorless hanno qualcosa di buono. Io vedrei bene una fusione delle due, magari una mirrorless con un'ottica, no, con un'ottica, con un viewfinder, metà ottico, metà quindi possiamo vederlo, e metà elettronico, tipo una cosa in cui poter switchare dall'electronic viewfinder al mirino normale come una reflex. Sarebbe una cosa bellissima, secondo me. Se la fanno come l'Amiga X100S su una reflex o su una mirrorless, secondo me fanno il botto. Ho saltato qualche domanda.
Cosa ne penso della RX 105? È un'ottima macchina, Francesco, Federico, scusa, è un'ottima macchina fotografica se cerchi qualcosa di compatto che ti faccia video 4K e ovviamente la fotografia. Io ti dirò però, secondo me, se non ti interessa tanto il video 4K, puoi puntare i modelli sotto che non è che cambi tanto. Oh, ciao Lorenzo. Gabriele, secondo te conviene prima prendere un PC o una Reflex? Dipende che ti serve. Se ti serve il PC, prendi il PC, se ti serve la Reflex, prendi la Reflex. È un po' strana come domanda. Ovviamente se hai una Reflex puoi postare le tue foto direttamente dalla macchina fotografica. Se non hai un PC te le mandi al cellulare, le mandi al cellulare. E però non puoi scattare in RAW, a meno che tu non abbia. Non credo che nel 2016, quasi nel 2017, una persona, un essere umano, non abbia un computer a disposizione. Quindi, Gabriele, illuminami su questa cosa. Michele, sto cercando un tutorial su come realizzare fotografie di volti in bianco e nero con uno sfondo nero, dove il volto è visibile solo in parte. Non so se rendo l'idea. Ok, e quindi praticamente ti interessa una cosa sull'illuminazione. Ora, io sto usando, per fare questo video, un faretto che è qui alla mia sinistra, ok? Quindi alla vostra destra. Questo è uno Yongnuo YN303. Questo faretto qua ti conviene, costa pochissimo, costa 50 euro. E metti uno sfondo nero, come può essere un pannello nero, può essere un muro nero, può essere un qualsiasi cosa nero, un cartonato nero. Metti questi faretti a sinistra o a destra del volto. Mi raccomando, queste barn door, vedi qui ci sono delle barn door, queste qui le devi piegare e devi scurire questa parte che non ti interessa per non andare ovviamente a illuminare lo sfondo. E poi cosa devi fare? Semplicemente devi andare a morbidizzare questa, a ammorbidire, no, morbidizzare, non esiste morbidizzare, a ammorbidire questa luce, perché vedete ora com'è dura questa luce, non ho messo niente di per ammorbidire questa luce, vedete com'è dura, c'ho tutta la faccia mezza gialla. Utilizzando tipo una specie di telo apposito, puoi andare a ammorbidire questa luce e farla molto meglio. Quindi un faretto laterale e uno sfondo nero è la cosa più facile del mondo. Mi raccomando, il contrasto poi lo sistemi dopo in post-produzione. Sto cercando un tutorial. Ok, Paciucchino, ho una 5100. E ok, ho una 5100, un'Alfa 5100. Su tue indicazioni, una Reflex 7200. Se volessi usarne solo una per foto e video, quale mi consigli? Importante lo schermo tiltabile. Cioè, se volessi usarne, vuoi mandare via quelle due e prenderne una sola per fare entrambe le cose? Giusto? Da quello che ho capito io. Se ti serve fare tanti video e tante foto, la A7R Mark II che ho io, non posso che consigliartela. Altrimenti, se vuoi rimanere su Reflex, ti consiglio di andare a prenderti magari una 70-80D della Canon, che sono quelle migliori, secondo me, attualmente per il comparto foto e video, quando si parla di Reflex, ovviamente. Ciao, super. Oh, per approcciarsi alla fotografia è necessaria per forza una Reflex. Puoi usare una mirrorless tranquillamente, Andrea. Puoi usare anche una compatta, puoi usare un iPhone, puoi usare qualsiasi macchina per approcciarti alla fotografia. Puoi usare anche un'usegetta, puoi usare qualsiasi macchina fotografica. L'importante è imparare all'inizio le regole della fotografia, che vuol dire le composizioni, i tempi di posa, i diaframmi, le focali e così via. Quello che ti consiglio di fare, Andrea, è, anche se non hai una Reflex o non hai una macchina fotografica o insomma ci stai pensando, un buon corso di fotografia, magari da un fotografo della tua zona, vai, perché quello veramente è una cosa fondamentale se inizi a fare fotografia. Comunque mirrorless o Reflex dipende come lo preferisci te. Una mirrorless se vuoi una macchina più piccolina, una Reflex se vuoi una macchina più grande. Se non ci devi lavorare vai tranquillo sulle mirrorless. Che action cam comprare? Peppe, non lo so nemmeno io che action cam comprare. Io comprerei la GoPro. Io ho avuto nella mia vita una GoPro Hero 2 e l'ho rivenduta 2 anni dopo perché non la usavo, perché io l'action cam non le uso. Devo comprarmi una macchina per fare foto e video?
E non vorrei spendere più di 700 euro. Cosa mi consigli? Niccolò, ti consiglio la 750D della Canon oppure la 70D. Puoi fare tutte e due, foto e video. Se ti serve lo schermo tiltabile, hanno il wifi integrato, quindi sono ottime macchine. Michele Ponzio, ciao a tutti. Antonio, una mirrorless? Era una risposta a qualcosa di prima. Purtroppo non ce la faccio, ragazzi, a stare dietro a tutte le vostre domande. Ho tra un Sigma 1770 F28 4 e un Sigma 17, il secondo, il 1750 F28. Io ho avuto il 1770, un'ottima lente, ma il 1750 F28 è migliore perché hai un F28 su tutto il barilotto, per fare la rima. Oh, Davide, fotocamera o videocamera per le riprese video? Videocamera. Se devi fare solo riprese video, meglio la videocamera. Se devi fare video e foto, meglio la fotocamera. Poi dipende. Se ti compri una A7 S2, puoi usarla solo come videocamera, però hai tutte dei tagli che non hanno le videocamere. Hai una ripresa massima di 30 minuti. Ora non so per cosa ti serve, ma il massimo che puoi riprendere con le reflex e mirrorless è 30 minuti per motivi commerciali, perché se ci fate caso non esistono macchine fotografiche che registrano video per più di 30 minuti, perché altrimenti non sarebbero classificate come macchine fotografiche, ma come cinepresa, come quindi macchina da presa, e avrebbero dei costi diversi come tassazioni, come prodotti e cose varie. Quindi limitano a 30 minuti apposta per questi sgamini. Quindi se ti serve più di 30 minuti, la videocamera. Se poi ti serve qualcosa di una batteria grande, la videocamera. Se non ti interessa la batteria grande, ma preferisci stare a cambiare batteria ogni 3 secondi, vai con la fotocamera. Io ti consiglio però, se devi fare solo video, la videocamera. Tipo una bella FS della Sony, che quelle lì sono delle bombe. Allora, Michele Ponzi per focale. Come imposti la distanza di messa a fuoco con gli obiettivi senza la scala metrica? Bene, Michele, allora, molti obiettivi non hanno la scala metrica sull'obiettivo. Ed è una cosa brutta. Ho visto che alcuni esami ancora hanno cominciato a toglierla. E come devi fare? Prendi un bel ambiente controllato dove sai le distanze, metti a fuoco delle distanze e ci appiccichi un adesivo sull'obiettivo e ti fai te la tua scala metrica. Quindi metti a fuoco a 1 metro e scrivi qui è il fuoco a 1 metro, qui è il fuoco a 2 metri e così via. Con gli obiettivi ultrasonici, ovvero l'anello che gira in continuazione, è un po' più difficile da fare perché in alcuni non è proprio scritto, non c'è scritto niente, sono proprio tutti neri, come i Sony, ultimi Sony o gli Samyang ultimi. Ciao Alessio, ciao Lorenzo, che tempi consigli per sport come basket, palla, eccetera? Lorenzo, dipende tutto dall'effetto che vuoi dare. Se vuoi frizzare il momento, quindi ad esempio il giocatore con la palla che rimane così, con la palla che sta per fare canestro, puoi usare un tempo dai 2000 in su, anche 4000. Io, per esempio, quando scattavo surf, io usavo 4000, 8000 ho usato anche per frizzare il momento con le goccioline dell'acqua. Sono tempi alti. Per esempio, anche nel motorsport si usa minimo 4000 di tempi. E non tutte le macchine arrivano a 8000 tempi, a 8000, un 8000esimo di secondo. Quindi un 4000esimo di secondo, un 8000esimo di secondo e così via. Poi se vuoi dare un po' più l'effetto movimento, puoi fare un mini panning, tipo del giocatore di pallacanestro che va da una parte all'altra del campo con i giocatori che lo inseguono. Per esempio, è bellino come effetto. Puoi tipo utilizzare un tempo su un 200esimo, che facendo un po' di panning viene lo stesso, perché nonostante un 200esimo sembri un tempo altissimo, quando si tratta di sport, un 200esimo è velocissimo. Cioè, un 200esimo è sempre velocissimo, perché stiamo parlando di un quinto di un secondo, però è sempre così. No, che un quinto, un 200esimo. Cosa penso della D759? Della Canon 759D. Della 750D, è un'ottima macchina se vuoi fare video e foto. Però io punterei, se il tuo budget lo permette, alla 70, non all'80, perché l'80 è uscita ora e costa ancora tanto, ma la 70 secondo me è meglio della 750. Vorrei chiederti una cosa, visto che sei live, se mi dici tutti i backup di Lightroom posso eliminarli oppure no? Basta che te ne tieni un paio, basta che ti tieni gli ultimi super, perché è un casino se poi li perdi.
Te fai gli ultimi due, per esempio, gli ultimi due li metti o su cloud oppure li metti su un hard disk esterno. Io li metto sempre su un hard disk esterno, gli ultimi due, poi quelli prima li cancello. Sì. Ora non so ogni quanto fai il backup te, io fai il backup una volta a settimana. Faccio il backup una volta a settimana e poi a fine mese cancello i backup vecchi e mi tengo soltanto gli ultimi. Una cosa ottima che ho avuto il backup perché quando il mese scorso ho formattato l'hard disk e ho rimesso Lightroom praticamente Photoshop da zero, oltre a risincronizzarmi tutto con il Creative Cloud, mi sono dovuto reimportare il backup del catalogo perché mi ero dimenticato. Mi ero dimenticato di salvare il catalogo dall'hard disk principale. Meno male avevo fatto il backup il giorno prima. Ok, pallavolo, pallavolo, pallacanestro è uguale. Sempre gli stessi tempi comunque. Ciao Nick, ciao NG. Ciao Gabriele, una domanda che ho trovato su un forum e volevo sapere la tua. Si stava parlando di prima il PC o prima la Reflex? Come viene prima l'uovo o prima la gallina? Dipende cosa ti serve prima. Ha senso comprare una Leica M anziché una Fuji X-Pro 2? Allora, mi stai chiedendo, io ti faccio una domanda io. Ha senso comprare un iPhone 7 invece che, per esempio, un Huawei P9? Il Huawei P9 è la Fujifilm X-Pro 2 e ora lasciamo perdere il Huawei P9 alla fotocamera Leica. Però la Leica M è la Apple 7, l'iPhone 7. Quale sceglieresti te? Generalmente, a che apertura di F si ha la maggior nitidezza, Francesco? La maggior nitidezza dipende, ogni obiettivo ha il suo punto di maggior nitidezza. Io diciamo che se vuoi un buon compromesso tra nitidezza e sfocato, con F5,6 non puoi sbagliare. Diciamo da F, sì, 4,5-5,6 non puoi sbagliare. Sono i migliori. Poi ovviamente se ti serve tantissima nitidezza puoi spararlo a F32, F16 e così via, però perde tutto lo sfocato. E ogni obiettivo ha il suo punto di nitidezza, cercalo su internet. Oh, Vittorio, ciao Niccolò, ti volevo chiedere se secondo te in un modo in cui si sentono tutti un po' in un mondo forse, in cui si sentono tutti un po' fotografi, nonostante non abbiano le competenze, il mestiere del fotografo riuscirà continuare ad esistere. È uno degli argomenti in cui bisognerebbe parlarne per ore, Vittorio, di questa cosa. Ti dico brevemente, sì, secondo me sì. Tra l'altro c'è stata una scena fantastica, ora divago per le mie storie. L'anno scorso venne il prete a benedire casa e mi fece: "Ciao Nicolò, cosa stai facendo ora?" E io gli faccio: "Guarda, io sono un fotografo." E lui mi guarda e mi fa: "Ora questi ragazzi, tutti col cellulare a fare le foto. Scommetto che non hai più lavoro, vero?" È così. Tutti hanno questa idea che il fotografo smetta di lavorare perché la gente ora fa le foto. Le foto sono sempre fatte, solo che ora la fotografia è un po' più a portata di tutti, soprattutto con i social come Instagram, come Facebook. Non è che tutti si sentano fotografi. Io direi che ultimamente tutti vogliono condividere la loro vita. E attraverso la fotografia, perché la fotografia, ricordiamoci, che è il modo più semplice e più veloce per far passare un messaggio. È questo che la fotografia è stata nella storia. E ti voglio far ragionare su una cosa, Vittorio. Il fotografo professionista come mestiere, secondo me, esisterà sempre, perché ci sarà sempre qualcuno che ha bisogno di un fotografo serio per fare moda, per fare matrimoni, per fare sport, per fare reportage. Chi arriva ora nel mondo della fotografia o ha tanta voglia di mettersi in gioco e quindi, come ho fatto io a mio tempo, mi sono cercato uno studio, mi sono cercato qualcuno che mi desse una mano e così via, oppure da solo non ce la fai perché semplicemente non hai le basi. Non hai le basi. Se hai le basi, anzi, se arriva un ragazzino di 14 anni, di 15 anni, che è bravissimo a fare le fotografie, io gli auguro tutto il bene possibile perché l'arte va premiata. Ok, questa cosa qui voglio farti passare, che ovviamente poi si debba mettere in regola e tutto. L'importante è non passare male rispetto agli altri, ok? Comunque secondo me sì, riuscirà a resistere.
Allora, Edward, un obiettivo 70-300 andrebbe bene anche per la fotografia ritrattistica? Sicuramente sì. Sicuramente sì, Edward, perché dal 50 mm, che già il 50 mm per i ritrattisti come me è un po' un limite, io direi dagli 85 mm in su puoi usare qualsiasi cosa. Puoi fare anche un ritratto con un 2000 mm, nessuno te lo vieta, anzi, hai una profondità di campo ancora maggiore. Ovviamente la faccia si appiattisce dagli 85 mm in poi, è per quello che si utilizzano obiettivi come i miei preferiti. Io amo tantissimo l'85 mm, adoro il 135 mm per la fotografia di ritratto perché ti danno quella distorsione, non quella distorsione, diciamo, quell'effetto di cosa veramente bellissima che ti dà lo sfocato. Che significa tempo di esposizione quando parliamo di video? Significa quanto, ora in alcune macchine fotografiche, per chi fa video, si chiama lo shutter angle, ovvero praticamente la velocità del motion del video, con un tempo diverso. Per esempio, utilizzando un tempo alto o invece che utilizzare un tempo basso, puoi creare, come nelle fotografie, un effetto di motion blur. E questa cosa qui si chiama tempo di esposizione, come nelle fotografie, solamente che nel video il movimento avverrà più lentamente. Se fate caso, vedete che nella mia webcam, perché la mia webcam fa cacare, vedete che se io faccio così con la mano viene un motion blur. Questo vuol dire che io sto usando un tempo di esposizione molto molto lento. Per esempio, la mia starà scattando un frame ogni 20 secondi. No, come aspetta, 20 frame al secondo starà scattando, forse anche meno di 20 frame al secondo. E infatti si vede, wow, che effetto jelly che abbiamo. Se avessi una fotocamera, una webcam seria, decente, magari il video sarebbe meglio, sarebbe meno scattoso, meno. Regalatemela per Natale una webcam seria. Allora, Fede, sto cercando un teleobiettivo Nikon a basso prezzo tipo Tamron Samyang, il 70-300 Tamron che diceva prima Edward. Se cerchi un teleobiettivo Nikon, c'è il Tamron 70-300 a pochissimo, costa 200 euro, 250 la versione stabilizzata e non posso che consigliarti quello lì. Samyang sono tutti attualmente, sono tutti manual focus e per i teleobiettivi il manual focus sulle reflex io non te lo consiglierei mai. Mai. Se poi vuoi prendere il 135 Samyang, è una delle lenti migliori del mondo, però con la reflex metti a fuoco mai praticamente. Allora, Andrea, comprai un anno fa una A7 Mark II e ci sto facendo matrimoni e cerimonie varie. Uso per foto e video, sono molto soddisfatto, una qualità d'immagine molto buona. Esatto, Andrea, io sto usando una 7R2 anch'io per i matrimoni e per video e foto, ed è la cosa buona. Non direi che è la macchina migliore del mondo, però è una macchina buona. Mi fa certe volte incavolare perché si pianta veramente tantissimo. E poi i comandi non sono veramente reattivi perché il menu della Sony fa veramente schifo, però è un'ottima macchina davvero. Giulio Russo, ciao, sono ancora un pivello nel mondo della fotografia, ma ultimamente da circa un anno mi ci sono appassionato. Pubblico le mie foto più carine su Instagram. Quindi seguite Giulio Russo al @0Giulio0. Io così sulla fiducia. Potresti dirmi che ne pensi anche in privato se ti va. Ok, allora mi salvo l'indirizzo e poi ti faccio sapere. Come mai Federico, quando utilizzo Define 2 e Sharpener Pro della Nik Collection, le dimensioni dei file in JPEG scendono notevolmente? Certo che conviene modificarli in TIFF, Federico. Conviene modificarli in TIFF direttamente da Lightroom. Quindi da Lightroom li esporti direttamente in un TIFF a 16 bit pro foto e da lì li modifichi. Avrai dei file enormi, tipo 200-300 MB a foto, però la qualità è eccelsa. Qualità è eccelsa, è molto molto meglio che modificare un JPEG. Poi dopo alla fine converti in JPEG, è sempre questo il workflow da rispettare. RAW, TIFF, JPEG con l'esportazione. Non lavorare sui JPEG.
Giulio Capestro, allora ciao, volevo chiederti tra Sony 5100 Alpha e Alpha 6000 col mirino elettronico quale mi consiglieresti per fare foto a livello amatoriale? Come hai detto te, tra la 5100 e la 6000 cosa cambia il mirino elettronico? Sai già la risposta perché se quando io sono delle idee, quando uno fa una domanda sa già la risposta, sta cercando soltanto un input finale per scegliere. Se ti serve il mirino elettronico, vai sulla 6000. A che ti serve il mirino elettronico, direi? Ti serve quando non riesci a vedere il display, semplicemente. Quando c'è il sole non riesci a vedere il display. Se riesci a fare a meno del mirino elettronico, risparmi e vai sulla 5100. Cristian, una correzione se permetti. La Panasonic GH4 è una versione aggiornata della GH4 ed è stato rimosso il limite di tempo di 30 minuti. Ovviamente costa 200 euro in più, ma si trova in offerta. Hai ragione, ma perché però la GH4R e è studiata a tavolino apposta per questa cosa qua dei 30 minuti, perché altrimenti, l'ho già detto prima, sono cose legali e di marketing questa cosa dei 30 minuti. Christian Zeta, la mia Canon G7X Mark II, ho dei problemi con il focus, nel senso che se tengo un soggetto in primo piano, la camera lo mette a fuoco bene, ma tutto quello che c'è sullo sfondo il fuoco sfarfalla. Nel senso che fa da avanti e indietro nel focus, va avanti e indietro all'infinito. Aiutami a capire, Christian. Scusatemi, mi leggo solo adesso. Devo fare dei ritratti a persone in ufficio. Che obiettivo mi consigli? Oddio, che obiettivo mi consigli? Canon 50 mm 1.8, 25 mm pancake, uso APS-C. Allora, se usi APS-C il 50 mm 1.8, però sappi che se devi fare mezzi busti o primi piani stretti, come per esempio così, il 50 mm non va bene. Da 85 mm in su. 25 mm te lo consiglio se devi usare, appunto, se devi fare, no, usare, se devi fare fotografia con l'ambiente, quindi tipo una stanza e un soggetto, sì, 25 mm va benissimo. Se devi fare un po' più vicini, il 50 mm. Se devi fare molto vicini, 85 mm, non sotto 50. Quali settaggi devi usare per il focus? Allora, Christian, non lo so perché la G7X credo abbia il sensore di fase e di contrasto, però io, secondo me, devi usare quello con un puntino solo. Almeno io uso su tutte le mie macchine quello con un puntino solo e non puoi sbagliare. Metti sul puntino unico e scegliete dove mettere a fuoco, giustamente. Non è che te hai l'impostazione quella della messa a fuoco su tutta l'immagine e la macchina fotografica prende qua e là, per quello forse ti sposta la messa a fuoco. Io la 6000 sicuramente ti consiglio un obiettivo serio e luminoso da collegarle, il Sigma 30 mm molto inciso, ok, continuate a parlare. Aiutatevi tra di voi. Vorrei chiederti una cosa su Premiere Pro, come devo fare? Raffaele, puoi lasciarmi la domanda qui oppure puoi scrivermelo tranquillamente nei miei video su Premiere Pro o sulla pagina di Facebook. A prezzi abbastanza simili, apprezzando entrambi i tipi di fotografia, è meglio un 55-200 o un 35-1.8? Sono due cose completamente diverse, il 55-200 e il 35 mm 1.8. E se devi fare ritratti, se devi fare foto più lontane, il 55-200. Se devi fare cose ambientate, quindi ritratti con le persone, 35 mm. Però ricordati, non moda, non fare moda con questi obiettivi qui, con 35 mm, mai primi piani, mai cose del genere. Ci sono obiettivi migliori? Quali sono i migliori obiettivi grandangolari per APS-C? Il 35 mm, il 28 mm, il 14 mm, ce ne sono 3 miliardi, sono tutti ottimi obiettivi. Giulio, sono abbastanza un pivello della fotografia, ma sono affascinato da questo mondo. Pubblico le mie foto su Instagram, me l'hai già scritto prima, l'hai già scritto prima, ho capito. Ti ringrazio molto. Consiglio oppure no l'acquisto di una tavoletta grafica? Se ti serve per fare foto editing molto avanzato, sì, altrimenti no. Nel senso, se devi utilizzare Photoshop per andare a rimuovere i singoli punti neri delle modelle, oppure per avere un utilizzo migliore
Dei punti di regolazione sì, altrimenti no. Se devi usare Lightroom e basta, e con i pennelli di regolazione oppure altre cose più semplici, non giustifica il prezzo. Poi ci sono quelle da 50 euro, se vuoi provi e poi al massimo hai speso 50 euro. Allora, sempre con quell'obiettivo, quale potrebbe essere un diaframma ideale per ritratti? Il diaframma ideale per i ritratti, l'ho detto, è l'85 mm. No, il diaframma, la focale, scusami, hai ragione, diaframma te parli. Il diaframma per i ritratti è sempre 5,6. Poi io utilizzo tutti gli obiettivi a TA, quindi a tutta apertura. Le vittime potrebbero non essere sempre modelli, perfettamente immobili, non sono professionisti, quindi dipende soprattutto se stai facendo foto statiche. Quindi a persone ferme, tipo nello studio di fotografia, quindi puoi utilizzare F2, F1.8, F1.4, F1.2 senza avere problemi con la messa a fuoco sull'occhio. Se stai andando a giro per strada facendo foto a caso, da 3,5 a 5,6 in su, come ti ho detto prima, 5,6. Per post-produrre la tavoletta grafica, te l'ho detto prima, ok, 35,8, meglio di 3300 o 1300D. Dipende, sono entrambe ottime macchine, dipende se ti serve il wifi, se punta più sui video, se punti sui video la 3300, se ti serve il wifi la 1300D, ma detto questo sono più scelte di preferenza di un marchio o dell'altro. Non è che le foto son molto simili, molto simili. Non è che con una fai delle foto bellissime e una fai delle foto di merda. Un consiglio, Nikon D3300 o 5300? 5300. Dove trovare obiettivi e-mount economici? Purtroppo gli e-mount costano tantissimo, gli obiettivi Sony costano tanto, jack, e li puoi comprare, cerca su Trova Prezzi, ma io li compro sempre tipo da forniture conti o da il fotoamatore, oppure mi piace molto Ollo Store, che è un negozio qui vicino di Empoli. Come prima mirrorless quale consiglieresti? Budget massimo 500-650 euro. Ho fatto il video sulle mirrorless, non mi ricordo dove ho la lista. Comunque sto già lavorando a quello del 2017, anzi delle migliori macchine del 2016. Come mirrorless su quella cifra lì io ti consiglio una Fujifilm X2 oppure una XT10, se, perché ora le vendono usate a poco, veramente poco, quindi la Fujifilm non puoi sbagliare. Giulio, sono abbastanza. Giulio, ho capito, è già la terza volta che lo scrivi. Dammi calma, calmati, dammi tregua. Obiettivi economici Sigma, sì. Oh, Niccolò, quali sono secondo te le migliori impostazioni sulla memoria virtuale su Photoshop? Quindi il file di Shake, dici? Di Shake, 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 comunque si legge Shake, CHC. Più alto è, meglio è. Cerca di tenerlo. Io lo tengo tipo 16 giga. Mi sembra sia 16 giga la mia memoria virtuale. Forse 8, non lo ricordo. Alla 3300 mi trovo bene, non conosco bene la 1300 né la 5300 Rex. La D3300 è un'ottima macchina, infatti. Cosa consigli ad una persona che vuole lavorare in quest'ambito? Da dove partire? Allora, Francesco, l'ho già detto in tantissimi video, se vuoi davvero fare il fotografo, cerca uno studio di fotografia vicino a casa tua che cerchi. Un ragazzo molto volenteroso, soprattutto che lo cerchi, di apprendere l'arte della fotografia. Quindi devi trovare qualcuno da seguire e portarti in questo mondo. Ultimamente è difficile, capisco che sia molto difficile cercare uno studio disponibile, ma soprattutto d'estate, soprattutto quelli che fanno tanti matrimoni, se te arrivi con un bel portfolio fotografico, gli dici: guarda, io faccio queste foto qui. E non è che avete bisogno di un ragazzo che vi fa da secondo, terzo, quarto, quinto fotografo a matrimonio. E te gli dici: guarda, io devo imparare, voglio imparare, anche se mi pagate poco, fatti pagare, l'importante è quello. E vedrai che se trovi delle persone decenti non ti dicono di no. Ok? Quei due sul tubo.
Secondo te per partire con la fotografia è buono una 600D usata a un buon prezzo? Per partire con la fotografia è buonissimo anche un iPhone. L'importante, ragazzi, è imparare le basi della fotografia. L'importante, l'ho detto prima, è imparare le differenze tra le composizioni, il diaframma, focale, ISO. Ok? Cercate un buon corso di fotografia e poi qualsiasi macchina vedrete che troverà. Sarà la macchina a venire da voi, non sarete voi ad andare dalla macchina fotografica, ma verrà la macchina da voi in base a quello che volete voi. Cioè, nel senso, se volete una macchina che faccia frame velocissimi, quindi 14 foto al secondo, se volete una macchina che faccia bene le foto a ISO 150.000, se volete una macchina che faccia bene le foto con i wifi, boh, non lo so. Se volete una macchina che abbia lo schermo tiltabile, sono cose da considerare quando andate a comprare una macchina fotografica. Facendo questa lista verrà fuori il nome della vostra macchina fotografica. E la 600D è ottima per iniziare. Detto questo, oggi ho trovato una vecchia Zeiss Aeon a pellicola, bellina. Non ho l'idea di cosa, non ho la minima idea di cosa sia, Gabriele, però mi fido. Volevo chiederti, Matteo, riguardo al flash esterno, quali consigli mi puoi dare per avere una luce non troppo dura sui soggetti che fotografo? Sì, allora utilizzi un softbox per i flash esterni, ci sono quelli da gonfiare e da mettere davanti, sono molto carini, molto bellini. E oppure utilizzi una specie di pannetto che trovi su internet, anche quello, oppure te lo fai da solo, un pezzo di stoffa, lo metti davanti al flash. E però ovviamente il softbox, il mini softbox o un mini diffusore funzionano meglio perché diffondono la luce più largo, cioè in maniera più uniforme. Più è grande la diffusione della luce, meglio è. Ci stava Barbone, stava la webcam della Logitech C920 in sconto Cyber Monday. Lorenzo, mannaggia, me la sono fatta. Era buona. Era buona la Logitech C920? Non me ne intendo i ragazzi di webcam, me dovete consigliare voi su quello. Sulla webcam me lo dovete consigliare voi. Quante domande avete fatto, ragazzi? Ho perso tutto. Ho perso dove ero rimasto. Dove ero rimasto. Quando dici che si pianta, intendi che si sfagiola il focus. La 7R2? No, nel senso che io ero abituato a una reflex che scattava tante foto senza piantarsi. Con la 7R2, anche con una memoria fortissima, una memoria velocissima. E nonostante tutto, dopo che faccio un po' di foto si pianta perché il buffer si riempie. E vabbè, mi tocca fare un po' meno foto al secondo. Wei, you niho. Angus, cosa ne pensi della 1300? Un'ottima macchina per iniziare, c'ha il wifi. Quindi tutte le macchine con il wifi io le amo. Io amo le macchine con il wifi. Scusa, ma per lavorare in Profoto RGB bisognerebbe avere un monitor con gamut colore 100% RGB? Allora, ti spiego una cosa semplicissima. Nel frattempo arriveranno altre 500 domande. Bevo perché devo bere. Ragazzi, se non ce la faccio a rispondere a tutte alle 3 e mezza devo staccare, quindi mi dispiace. Allora, se lavori in RGB, in Profoto RGB, che stai attento, l'RGB è una cosa, il Profoto RGB è l'RGB è una cosa, il Profoto RGB è un'altra cosa ancora. Ti serve a fare una cosa, a fare dei lavori su dei colori che te neanche a monitor vedi. E te dirai, che mi serve a me cambiare dei colori che a monitor non vedo? Ti serve nell'editing, perché quei colori Photoshop li vede, Lightroom li vede quei colori. Noi non li vediamo perché il monitor non ci permette di avere della saturazione, quella saturazione, quel contrasto di questi colori, però i programmi sanno che ci sono e avrai un editing migliore a lavorare in questi spazi colore, nonostante tu non lo sappia. Se te, per esempio, fai una cosa, prova a fare una cosa, prova a prendere la stessa foto e la fai in sRGB. La salvi in TIFF in sRGB e poi ne salvi un'altra in 16 bit Profoto RGB. Quella in sRGB gli fai delle modifiche e poi fai le stesse modifiche su quelle in Profoto.
vedrai che il risultato finale è diverso. È diverso nel senso che è migliore quello del Profoto, perché il software lavora anche su quei colori che noi non vediamo. Poi alla fine, ovviamente, quando andiamo a trasformare in sRGB per andare a stampare o per andare a mettere le foto su internet, quei colori, che sono tantissimi quelli dei colori del Profoto, vengono tutti compattati e schiacciati in un sRGB, e quindi avremo una foto finale. Se te lavori su tanti colori e poi compatti alla fine, hai un prodotto. Se te compatti all'inizio e lavori solo su questi colori qua, alla fine hai un altro prodotto. Ok, non so se mi sono spiegato bene, non credo di essermi spiegato affatto bene, però il risultato è quello lì. Mi consigli qualcuno che fa tutorial su fotografia analogica? Giuseppe, non credo neanche esista qualcuno che ha fatto tutorial su fotografia analogica, non so cosa dirti. Fabio, settaggi panning in gare automobilistiche. Prima la messa a fuoco va singola o continua. Seconda, area AF su pochi o tanti punti. È utile il tracking 3D, misurazione esposimetrica centrale o su tutto? Allora, quando io, le poche volte che ho fatto sport automobilistico, ho scattato in fuoco manuale. Oppure in fuoco automatico, mettendo a fuoco il tracciato dove sarebbe passata la macchina. E tempi, un 200esimo, un 300esimo, un centesimo di secondo, parti da una parte, parti a destra, quando vedi arrivare la macchina, scatti. Ok? Niente messa a fuoco continua, niente AF su tanti punti, perché tanto l'autofocus lo imposti te con il manuale e così via. Il tracking 3D è utile se devi frizzare il momento. Se devi fare panning, stravolgi praticamente tutte le regole. La messa a fuoco nel panning non serve a niente. Ok, poi se qualcuno mi smentisce da questa cosa, come la storia dei 30 minuti della GH4, sono felicissimo. Nikon D750 o Sony A7R Mark II? Nikon D750. No, scherzo, non lo so, dipende da cosa vuoi. Se vuoi fare davvero il balzo a mirrorless, la 7R2 non cadi male, cadi in piedi. La 750, secondo me, è uno degli ottimi compromessi che ti offre ora il mercato reflex full frame. Se non il miglior prodotto, poi qualcuno dirà che l'810 è meglio. Secondo me no, secondo me è meglio la 750D, perché, indovinate, la D750, perché a differenza della 810 ha il wifi e il GPS, cosa che la 810 non ha, e la 810 ha più megapixel, chi se ne frega. Un modo per ottimizzare la stampa. E Giuseppe, la stampa è un mondo a parte, mi ci vorrebbe ore per spiegarti questa storia della stampa. Conosci qualche torrent per caricare? Non te lo posso dire, non te lo posso dire, Ale, mi dispiace. Ciao, sono orientato all'acquisto di un'ottima Sigma della serie Art, ma sono molto scoraggiato. Lascia perdere. No, non lascia perdere la Sigma Art. Lascia perdere chi commenta negativamente Sigma Art. Ci sta qualcuno che dica che l'autofocus è impreciso, ma no, ti fidare. Il Sigma, il 35 mm 1.4 è uno degli obiettivi migliori. E quando dico migliori, sento qua come si riempie la bocca. Migliori della storia degli obiettivi. 35 mm 1.4 Art. Ora esce anche l'85 mm Sigma Art. Se non è già in vendita, perché dovrebbe essere già in vendita, e anche quello sarà uno degli obiettivi migliori di questo 2017 che sta per arrivare. Quindi Sigma Art tutta la vita. I fissi. Poi c'è il 10-20, cos'è l'Art, quello zoom, non so cosa dirti. Sui fissi non puoi sbagliare. Mi consigli qualche fotografo moderno per spunti creativi? Salvatore, allora, spunti creativi puoi guardare Jeremy Cowart, che è un fotografo di musica principalmente, di moda, però che fa delle cose fantastiche. Lui è anche un pittore, tipo, dipinge sulle sue foto, fa cose fantastiche. Quindi Jeremy Cowart, scritto Jeremy Coward o Coward, non me lo ricordo. Coward. Cow, C-O-W, Art. Presente anche questa live. Ciao Riccardo, felice che sia passato. Ciao Sebastiano, Tamron 1750 stabilizzato? No, quale è meglio? Sono son simili.
non cambia niente, cambia solo la stabilizzazione, quindi la stabilizzazione è migliore se vuoi scattare delle foto a soggetti che stanno fermi. Se devi scattare delle foto a soggetti che si muovono, è come non averla, è la stessa cosa. Ciao Omar, ciao Sebastiano, volevo prendere il Canon 1740 per paesaggi e viaggi, ho già focali più lunghe, me lo consigli? Ne ho sentito parlare tantissimo bene del 1740, non ho avuto mai l'occasione di provarlo, però è una serie L Canon e tutti ne parlano bene, quindi sì, ti direi di sì. Nonostante tutto, sei molto limitato dal 1740. Se non ti serve cose oltre 40, sì. Io sarà che sono un amante degli obiettivi fissi. E io potrei fare un viaggio tranquillamente con un 35 mm e basta, e sono contento così. Francesco Aurelio, Nikon D5500 o 750? Dipende da che ti serve. Stesso prezzo, ricordati che uno appunto scatta in 60, uno in 30 fps, come hai detto te. Sai già cosa scegliere, non me lo devi chiedere a me, sono sicuro che sai già cosa scegliere. Io sceglierei la Canon, detto questo. Oh, Omar, nel mio computer non mi fa aprire le foto in RAW, come faccio? Devi avere Lightroom o Capture One o qualsiasi programma che ti viene fornito insieme alla macchina fotografica. Tipo di... come si chiama quello della Canon? Nikon si chiama NX Capture o qualcosa del genere, della Canon non mi ricordo come si chiama. Dunque, devi installare quel programma, se no non te lo fa vedere i file RAW. Samuele, che obiettivo mi consigli per la discoteca? Samu, io ti consiglio, Samuele, per la discoteca un bel 8 mm fisheye o un 14 mm, che tanto l'obiettivo non conta in discoteca. Te ci devi appiccicare un flash gigantesco sopra la tua macchina fotografica. Quando arriva la gente, te glielo spara flash nel viso e comincia a girare la macchina fotografica in questo modo e vedrai che vengono degli effetti fantastici. Scatti tipo un ventesimo, un trentesimo, vengono degli effetti ganzissimi. Ho tutte domande sulla tecnica fotografica e nessuna sulla cultura fotografica. Consigliaci i tre libri che ritieni fondamentali. Allora, Paisoneir. Io avevo detto nella scorsa live, avevo fatto vedere tre o quattro libri sulla cultura fotografica. Allora, uno che ti consiglio tantissimo è Leggermente fuori fuoco di Robert Capa, che è uno dei libri più belli sulla fotografia che io abbia mai letto. E non è tanto di tecnica quanto di autobiografia di Robert Capa. Poi, 100 idee, ti dico, 100 idee che hanno illuminato la fotografia, che è un libricino sulla storia fotografica che tutti dovrebbero leggere. E poi, se vuoi più qualcosa di tecnico, qualcosa di più tecnico, ti potrei dire L'occhio del fotografo, che è uno dei libri più inflazionati dell'ultimo periodo. Nicolas, ciao, una domanda. Io faccio foto a rally e comunque ad eventi in cui ci sono macchine come soggetti. Potresti fare un video per post-produrre questo tipo di foto? Certo, Nicolas, me ne mandi una, te la post-produco e ti faccio vedere un po' che effetti si può fare. Mandi un file RAW. Che io attualmente non ho file RAW di automobili. Ciao Eleven, un saluto dall'Australia. Eri presente anche alla scorsa live o mi sbaglio? C'era qualcuno dall'Australia anche alla scorsa live. Ciao Lorenzo, ho iniziato da un po' e vorrei trovare un obiettivo sostitutivo del 1850. Cosa mi consigli visto il mio visita il mio profilo Instagram? Stavo pensando fossi Giulio un'altra volta, con un nome diverso. Per il 1850 io ti consiglierei di buttare via il 1850 e prendere il 1750 Sigma o Tamron F28. E poi semmai ci metti il 70-300 Tamron. Oppure ti prendi in accoppiata al 1850 un bel 50 mm 1.8. Non mi ha detto se scatti con Canon o Nikon, ma vabbè. 50 mm 1.8 o 35 mm F2. E Yongnuo costa un po', sono ottimi. Ciao Nicolò, Nei Photomerge, post produci prima o dopo la fusione? Oh, dipende. Ultimamente con Lightroom, con il nuovo Lightroom che si può fondere le immagini all'interno di Lightroom, prima un po' post produco, poi modifico
cioè post-produco un'immagine per vedere un po' da cosa partire e poi le unisco. E poi semmai ripost-produco dopo, visto che mi crea un altro file a 16 bit o a 32 bit, 16. 16. Cosa ne pensi della Tom Tom Bandit? Non so cosa sia, Samuele. Cos'è la Tom Tom Bandit? Un'altra action cam che io sull'action cam non ho la più pallida idea cosa sia. Ho appena fatto l'unboxing del Batik 18 mm. Uso una A7R2 e te lo consiglio vivamente. Ok. Però non utilizzo sempre. Non mi garbano tante focali così grandangolari. Io sono uno che utilizza più i teleobiettivi, ti dirò la verità. Ma Batik o Batis? Batis, lo Zeiss Batis. Oh, ma perché appaiono le domande a caso qua sulla chat? Sto scorrendo un attimo le domande perché mancano 5 minuti alla fine e voglio leggere soltanto quelle più interessanti o quelle più belline. Che tanto molte domande ho già risposto prima, non voglio rispondere sempre alle stesse domande. Il 14 mm, per esempio, Ferruccio, il 14 mm va bene su APS-C per questo genere, secondo te ha tutta apertura, perderò molta nitidezza sulla Via Lattea? Ho il 14 mm fatto apposta per scattare a tutta apertura. Almeno io quando ho scattato le foto alla Via Lattea l'ho usata a tutta apertura e non ho perso tanta nitidezza. L'importante è avere degli ISO bassi ma che ti facciano vedere la Via Lattea. Deve essere un po' sovraesposta la foto, non deve essere proprio buia. Io preferisco Canon o Nikon e perché? Allora io, se hai visto gli altri miei video, sai benissimo cosa preferisco. Te lo dirà qualcun altro. Se qualcun altro ha già visto gli altri miei video, sa benissimo cosa preferisco. Non mi sto a dilungare più di tanto. Si può discutere, pezzo su cui si può discutere a parte, com'è stata l'esperienza con la Leica Q? Cioè, hai recepito la magia dei possessori di Leica? Allora, la Leica è sempre una macchina fantastica, almeno io mi sono sempre trovato benissimo con tutte le macchine Leica. Quella che è un po' strana, la Q, io l'ho trovata un po' diversa da tutte le macchine Leica, perché è un po' un abominio, no? È un po' qualcosa che non ti aspetti dalla Leica. E mi sono trovato veramente bene, mi sono trovato veramente bene, nonostante la macchina costi il giusto per essere una Leica, perché se ci fai caso, ora la trovi usata a 3.000 euro la Leica Q e ti dà un obiettivo fantastico, 27 mm f1.7 che è una bestia. F1.8, 1.7, non mi ricordo neanche più da quanto tempo non ce l'ho più. Poi abbiamo anche un sensore veramente fantastico. Se non ti senti limitato dall'avere questo 27 mm o 28 mm, non mi ricordo neanche più cos'era, il 27 mm 1.8 o se era il 28 mm 1.7 o se era 27 1.7, perdo troppo e mo' c'ho la memoria corta io, però è un'ottima macchina, veramente mi ha rapito tantissimo quando l'ho provata. Se hai visto la mia recensione, veramente veramente mi ha stupito. Oh, leggiamo un po' di domande. Ecco, vedi, su questi ultimi consigli sul panning non sono molto d'accordo. Vai, Beppe, vedi, dimmi perché e poi così almeno impariamo gli uni dagli altri, per esempio. Questo è il mio pensiero su come io faccio i panning, poi ognuno può farli come gli pare. C'è altro che da imparare. Farò altri tutorial su Lightroom, certo Gaber, ora soprattutto che ora che uscirà la nuova versione, e aspettate perché tra un po' uscirà la nuova versione, farò tanti video su Lightroom, ma farò tanti video su Lightroom anche su questa ultima versione che è già uscita l'anno scorso. Queste live sono molto interessanti, cioè, Samuele, proverò a farne una volta a settimana, una live, però vediamo un po' come funziona, vediamo un po' come. Se vi piace, se siete tanti, soprattutto. Quindi
Batiste 85 mm OG Master 1.4. Io andrei sul G Master 1.4 se ti riesci a averlo, perché ci sono stati problemi di produzione dell'obiettivo e averlo è veramente difficile, costa veramente tanto. Io andrei sul G Master. Io andrei sul G Master 11. Consigli un PC portatile per modificare le foto? Qualsiasi computer abbia una scheda video dedicata, l'importante è quello. Soprattutto per Photoshop, perché per Lightroom la scheda video dedicata non è che faccia tanto, però per Photoshop sì. E poi ti consiglio che abbia almeno 1.5 come processore. Ok? Sono indeciso tra Sony A7S 2 e Canon 5D Mark IV per fare video professionali. Io ti dico la Sony. Ti dico la Sony per fare video professionali, perché la 5D Mark IV l'altro video è castrata tantissimo, a partire dal codec, a partire dalla SD, a partire dalla C-Fast, qualsiasi cosa è castrato riguardo al video sulla 5D Mark IV. Il codec video fa schifo sulla 5D Mark IV. Sony A7S 2 o GH4, se vuoi qualcosa ancora meglio per scattare in RAW i video. Farò il tutorial su Lightroom? Sì, ok, scusate il ritardo, ciao Adolfo. Che obiettivo consigli ad uno che ha appena iniziato a fare fotografie? Un 35 mm o un 50 mm 1.8 Yongnuo? Li trovi su Amazon a 100 euro neanche. Batiste, lo sapevo che era il Batiste. Cosa ne pensi della Canon M3? Sapete cosa ne penso io delle Canon, delle mirrorless della Canon. Fino a che non mi fanno una mirrorless decente full frame, io non ne parlerò più dei mirrorless della Canon. Quando faccio video con la mia 3200 vengono molto tremolanti. Metti la macchina su uno stabilizzatore, come un treppiedi. Non verranno tremolanti. Se vengono tremolanti a causa del fuoco, fai i video in fuoco manuale. Non utilizzare il fuoco automatico. Qual è stata la tua esperienza fotografica più bella di tutte? Non te lo so dire, non ho un'esperienza fotografica più bella di tutte, perché facendo io matrimoni è ogni giorno, cioè ogni giorno, ogni matrimonio è una scoperta e c'è qualcosa che ti fa sorridere, ti fa divertire e non lo so, non ce n'è una più bella, però c'ho tantissime storie da raccontare, passerei giornate. Allora, una 5D Mark III più un 16-35 F4, si può utilizzare i Gorillapod Joby SRL DSLR Zoom fino a 3 kg per paesaggi? Io ce l'ho, tra l'altro, il Joby, e ci usavo la 5D Mark II. Ci usavo la 5D Mark II con i 50 mm. Ora, non so quanto pesa il 16-35, però con la 5D2 e il 50, che era leggerissimo, andava bene. Che dolore quando ho schifato da Fede, cosa mi avevi scritto? Aspetta, Fede, la cerco. Questa? Chi sei? Sì. L'ho ripersa. Ok, qual è migliore Nikon in rapporto qualità-prezzo? Perché stavo pensando di cambiare la mia D5300. Dalla D5300 io andrei direttamente alla 750D. Alla D750, scusa, in Nikon. Che passi a full frame, hai una macchina migliore. Se devi rimanere su APS-C non ha senso. Non ha senso rimanere su APS-C perché le stesse ma le macchine superiori non hanno niente, niente che ti faranno fare quel salto in più a livello fotografico. Oh, Mac o Windows? Silvio, dipende da quanti soldi c'hai da spendere. Mac o Windows? È la domanda arcana. Android o iPhone? Finalmente vedo la live e non le registrazioni. Sei un grande, mi stai insegnando molto. Grazie a te, Gian Maria, per essere passato, per aver visto i video. Mi fa piacere tantissimo che tu stia imparando qualcosa da queste live. Ragazzi, è finito il tempo. Sono le 15:33. Io devo staccare. Quindi, chi ha l'ultima domanda? L'ultima domanda, l'ultimissima domanda, la leggo e poi ci salutiamo. Anzi, ci salutiamo già da ora. Io comincio a salutarvi tutti. Io vi ringrazio tutti per essere passati. Veramente siete stati tantissimi. E oggi la prossima live la facciamo sempre di mercoledì, sempre alla stessa ora, quindi mercoledì prossimo alle 14:30. Ci rivediamo per una prossima diretta.
E stavolta io sceglierò un argomento, magari se lo vogliamo scegliere tutti insieme sulla pagina, venitemi a farmi un commento su cosa lo volete, sceglierò un argomento e parleremo di quell'argomento, ok? Vi piace un po' come idea? Se dovessi fare le foto con la pioggia, che impostazione metteresti? In che senso? Si vede la pioggia che cade o si vede la pioggia ferma? Tempi alti, diaframmi bassi, e poi boh, dipende dal tempo. Che impostazioni sono molto soggettive, dipende da cosa vuoi fare. Ciao Sorez, ti sei appena collegato, ti saluto. Ciao Beppe, sto ancora aspettando i commenti sul panning, non so se li hai scritti e li ho saltati, però io volevo sapere davvero come li scattavi i panning, perché mi interessava. Vabbè, sarà per la prossima diretta. E ciao Christian, ciao Crackdown, ciao Silvio, ciao Gaber. E ciao Alessandro. Io la pioggia Gaber comunque ce la metterei in post-produzione. Oppure fai tipo. Sai cosa puoi fare? Delle cose ganze sono tipo prendi un. Quando fai le foto tipo a dei soggetti, prendi uno spruzzino tipo quelli per spruzzare il pulivetri. Cioè, lo riempie di acqua e spruzzi davanti alla macchina fotografica. Sembra che proprio cada l'acqua. È molto carino come effetto. Poi per alcuni può sembrare una stronzata, però a me piace molto. Kaboom o Kawabonga? Kawabonga tutta la vita. Kawabonga tutta la vita, Alessandro. Sto portando lo stesso tuo format sul mio canale, mi piace troppo. Mi fa piacere, Geber, non so che. Non so di cosa tu parli, però mi fa piacere. Oh, vedi, te hai una Logitech HD Pro Webcam C920. Mi fa piacere. E mi informerò allora su questa Logitech HD 920. Magari migliora il video. Ok? Ciao ragazzi, quindi vi saluto, ci vediamo alla prossima live. È stato un piacere, come sempre, parlare con voi perché siete veramente, veramente tanti e mi date anche a me spunto su cosa fare nelle prossime live. E poi le vostre domande sono sempre fantastiche. Se non ho risposto alle vostre domande, ragazzi, mi dispiace se l'ho saltata oppure se proprio non l'ho neanche letta. E purtroppo il tempo a disposizione è questo, sarà per la prossima. Ok? Ciao ragazzi.